Cirisano è una ridente e pittoresca cittadina dalle origini antichissime. Sorge a circa 650 metri di altezza sul livello del mare, nel cuore delle Serre Cosentine e dell'alta valle del Crati, ai piedi del massiccio di Pietraferrugia, più comunemente noto come Monte Cocuzzo. Ha una popolazione di poco più di 3.000 abitanti, eppure riesce a mettere in piedi da oltre un quarto di secolo l'evento culturale per eccellenza che conclude di fatto l'estate calabrese, il Festival delle Serre. L'evento, giunto quest'anno alla 26esima edizione, ha registrato nel corso delle serate un grande consenso di pubblico e di critica per la bontà dell'offerta e la qualità degli spettacoli. Una scenografia magnifica in tutte le piazze e gli slarghi ha trasformato tutto il borgo in un sontuoso teatro all'aperto e contenitore privilegiato di migliaia di visitatori. 6 proiezioni cinematografiche, 7 rappresentazioni teatrali, 6 concerti di musica classica, 7 concerti jazz, 3 dibattiti con personaggi di elevatissimo spessore, 5 concerti della nuova sezione Spiral Sound e ancora mostre, artisti di strada, suggestioni enogastronomiche disseminate in tutti i vicoli e le piazze, ma questi sono soltanto alcuni numeri di un evento tra i più imponenti del panorama calabrese. Una macchina organizzativa a cui lavoriamo ormai da tantissimo tempo e devo dire grazie intanto a tutti i miei collaboratori perché veramente si sono sacrificati tutti, i dipendenti comunali, la squadra, gli amministratori, i volontari, la Proloco, le associazioni, tutti all'unisono a lavorare per questa bellissima manifestazione nel migliore dei modi. Questo è uno degli elementi che porta al successo di questa manifestazione e poi è evidente un cartellone importante, non solo tutte queste manifestazioni ma anche il tempo in cui sono state messe in scena. Cioè durante queste bellissime serate nei vari slarghi si mettevano in mostra gli attori del jazz, del teatro, della classica, la gente poteva spaziare a seconda dei propri gusti, mettendo ovviamente sempre al centro il nostro paese, il nostro borgo, il cuore, la piazza. Insomma, credo sia stato un grande lavoro e i frutti si possano raccogliere per bene. La 26esima edizione del Festival è partita da Palazzo Sersale, luogo simbolo della cittadina delle Serre e inizio del percorso di tutte le attività e le manifestazioni che per un'intera settimana hanno animato Cirisano. La serata di apertura è stata dedicata alla musica lirica e classica. A calcare il palcoscenico è stato il soprano Maria Rosa Sansone, accompagnata al pianoforte da Antonio Condino, con la direzione artistica di Vincenzo Palermo. Abbiamo pensato oggi di fare un'apertura concentrata su quello che è il luogo centrale del nostro borgo, che è Palazzo Sersale, da cui poi si snoderanno tutte le attività e tutte le manifestazioni nel corso della settimana. Siamo degli appassionati, abbiamo avuto un grande rapporto con il maestro Zingariello, con Katia Ricciarelli, che negli anni ormai sono diventati dei nostri amici, e nel mese di luglio abbiamo messo in scena l'opera lirica Il Don Giovanni, che ha avuto un grande successo, e durante il festival invece abbiamo scelto un modo diverso di far ascoltare musica. Ci saranno tanti bei concerti di grandi maestri della nostra regione, guidati magistralmente dal maestro Belmonte, che è un nostro caro concittadino e che è qui che ci darà una mano, e quindi speriamo di proporre delle bellissime cose per la gente che vorrà venire a Cirisano. Il festival ha poi offerto una sfilata di moda sul tema della dolce vita e il debutto ufficiale per la nuova sezione Spiral Sound con il live music dei 911 fino a Notte Fonda.
Già dalla prima sera i vicoli e le piazze tra fiori e profumi si sono trasformati in quinte naturali per spettacoli di jazz, teatro, cinema, musica classica, mostre e tanto altro. Finalmente siamo partiti ufficialmente con il Festival delle Serre, tutti gli spettacoli e tutti gli slarghi, tutte le piazze sono stracolmi di gente, sono particolarmente soddisfatto di questo inizio. Il borgo si apre ai tanti visitatori con un certo gusto, con una certa ricercatezza. Proviamo a mantenere e a costruire degli slarghi, degli spazi che siano consoni ai luoghi, che si abbinino anche ai teatri che noi allestiamo per accogliere gli spettacoli. C'è una strategia, anche un filo conduttore che lega l'organizzazione del festival anche ai privati, c'è una compartecipazione, una sinergia, insomma è un meccanismo che abbiamo voluto sin dall'inizio per differenziarci rispetto alle altre manifestazioni del territorio. Le viuzze del centro storico, gli slarghi e le piazze sono stati presi d'assalto da tantissimi visitatori che hanno avuto la possibilità di vivere una serata di magia, complice il fascino del luogo e i tanti spettacoli del ricco cartellone che si è aperto con il cinema e la proiezione di momenti di trascurabile felicità. Perché il benzinaio ti dice sempre un po' più avanti per favore? Un po' più avanti per favore. E perché lo dice sempre quando hai appena spinto il motore? A pochi passi dall'arena cinematografica, il teatro ha regalato momenti di sana spensieratezza con Gianluca Fubelli, in arte Scintilla, che ha portato in scena La bellezza non è tutto. Sono molto contento di essere qua, devo dire la verità. Sono contento perché me ne avevano già parlato tantissimo di questo paese, è bello da vedere, sì. È bello da vivere, scusate. È bello anche per gli eventi e le manifestazioni che fanno. Un attimo, scusate, c'è un problema? Non ho nessun problema. Sì, si sono rotti gli occhiali. Ma quale si sono rotti gli occhiali? È che le manca proprio la maglietta. Intanto nella maestosa chiesa del Carmine gli amanti della musica classica hanno potuto apprezzare le esibizioni Fra il sacro e il mito. Piatto forte della serata è stato sicuramente il jazz con un doppio appuntamento, Simona Calipari Quintet e Alessandra Chiarello Quartet. Anche la terza serata ha regalato al pubblico momenti di spettacolo unici attraverso un affascinante percorso nelle cinque sezioni del festival: jazz, cinema, musica classica, teatro, spiral sound. Il tutto impreziosito da spaccate di enogastronomia locale incastonati nelle piazze e tra i vicoli del paese. Tanto me canta perché me sento un friccico nel cuore. Molto partecipata quest'anno anche la nuova sezione Spiral Sound, che ha portato sul palcoscenico di Palazzo Sersale il duo Marina Rei e Paolo Benvenu. Questa sezione inventata un po' per gioco vedrà questa sera protagonista Marina Rei, è un bellissimo concerto, vedo già tanta gente, i locali sono tutti pieni perché in effetti queste attività, queste manifestazioni le realizziamo ovviamente anche per le attività commerciali, per gli operatori turistici e quindi speriamo di aver colto nel segno anche quest'anno. La popolazione ha capito l'importanza di questa manifestazione, ma non solo per una ricaduta economica, per la crescita culturale di un intero comprensorio. Credo che questo innanzitutto sia il vero successo di questa manifestazione.
Per tutte le serate del festival, la sontuosa dimora rinascimentale di Palazzo Serzale è stata la base operativa, ma anche il cuore pulsante, di tante attività artistiche e culturali e conversazioni appassionanti con ospiti illustri e grande partecipazione di pubblico. Suona, suona mia chitarra, lascia piangere il mio cuore. Il Festival delle Serre di Cerisano, dedicato quest'anno a Roma, nel corso delle serate ha declinato spaccati di storia, bellezza e anima della città eterna, attraverso il cinema, la musica, il teatro, l'arte di strada e tanto altro. Per raccontare Roma nel corso dei secoli, ma anche nel recente passato e nel presente, si sono spesi i più grandi intellettuali e storici, e lo ha fatto anche colui che viene definito il sindaco di Roma, Walter Veltroni. Siamo onorati e contenti. Abbiamo lavorato tanto già in questo anno e negli anni precedenti sulla traccia delle capitali del Mediterraneo. Quest'anno abbiamo scelto Roma e la presenza dell'onorevole Veltroni per noi è veramente una cosa che ci riempie di orgoglio. Quello che ha fatto, la sua storia, il suo impegno nella politica, nella società civile, nella cultura, è quello che stiamo in piccola parte provando ad emulare in un piccolo borgo di Calabria. Lui è stato il sindaco per eccellenza di Roma Capitale, è stato un modello. Avevo meno barba, ero più sbarbatello e lo prendevo ad esempio, era quello che si auspicava di poter replicare poi nelle nostre realtà meridionali. Cerisano è un piccolo paesino, per carità, tanta differenza, tante distanze, ma questi appuntamenti credo servano non solo a un piccolo borgo, ma alla nostra provincia e all'intera regione. Queste sono le manifestazioni che servono, credo, per rilanciarci dal punto di vista culturale e anche sociale. Roma, storie per ritrovare la mia città. Questo è il titolo del libro di Walter Veltroni, in cui, oltre al rigore storico del racconto, si percepisce l'amore profondo che nutre per la sua città. Intanto mi faccio ringraziare il sindaco di Cerisano, perché la scelta di dedicare quest'anno un'iniziativa, che anch'io concordo, a un bellissimo programma a Roma, è una scelta che onora la città e quindi gli sono grato per questo. Roma è una città meravigliosa e non ho bisogno di dirlo io, è una città complicata, una città enorme, è una città che ha tante funzioni, però è una città che ha conosciuto nel recente passato esperienze di buon governo importanti che l'hanno fatta vivere in una condizione di crescita economica, sociale, culturale, civile. E quindi nel libro ho cercato di raccontare i miei 7 anni da sindaco di Roma con una specie di diario nel quale racconto i momenti più importanti di questa esperienza, che è, credo, la più bella esperienza che chi ha passione civile possa vivere. Fare il sindaco è per me più importante che svolgere tante altre funzioni, perché la vicinanza con i problemi della gente e la possibilità di risolverli è veramente, insomma, da un certo punto di vista inebriante per chi ha questa responsabilità. È un lavoro enorme, faticosissimo, durissimo, ma è un lavoro che cambia la vita delle persone. Dopo l'appassionante dibattito sono iniziati gli intrattenimenti, dal cinema alla musica classica, dal teatro al jazz e infine lo spiral sound. Da sottolineare il sold out tutte le sere in tutti gli spettacoli che hanno espresso artisti di calibro internazionale. Presenze importanti e pubblico delle grandi occasioni anche per Claudio Martelli, già ministro della Giustizia. La presentazione del suo libro Ricordati di vivere, un racconto autobiografico, è stata l'occasione per spaziare tra i temi della politica e della sua esperienza personale. La vita va afferrata e vissuta fino in fondo in tutti i suoi aspetti, quelli seri e quelli più allegri, quelli pieni di pensieri
e di impegni e quelli più spregiudicati. Naturalmente questo ha un particolare valore quando si parla di politica ai giovani di oggi, perché ne hanno un'idea che non corrisponde a quella che hanno le generazioni più anziane, delle quali io faccio parte. Per noi è stata una passione totale, forse persino esagerata per certi aspetti, ma che certamente ci ha fatto vivere con un senso. Abbiamo dato un senso alla nostra vita grazie all'impegno politico, perché ci ha abituato a capire il mondo, in qualche modo a essere anche noi parte del mondo. Ora questo io lo vedo meno nella situazione attuale, meno giovani attratti dall'interesse politico e poi dall'impegno politico, e quelli che invece la fanno la politica sembrano, come dire, cercare più una soluzione ai problemi personali che non sentirsi chiamati e dedicati all'interesse comune, al bene comune. Aver ospitato Claudio Martelli per noi è motivo di grande orgoglio e di grande vanto. Abbiamo veramente avuto un grande piacere nel rimanere qui ad ascoltare un pezzo di storia della nostra nazione. Siamo altrettanto felici di essere riusciti a portarlo qui a Cerisano, in questa sezione, in questa rassegna meravigliosa del nostro festival. Credo sia stato anche questo un altro grande vanto per il lavoro fatto, è una pagina di cultura per il nostro borgo, ma credo anche per la nostra regione. Al termine dell'incontro è iniziata la staffetta di appuntamenti, dal cinema alla musica classica, al teatro, al jazz, per poi finire a notte inoltrata con lo Spiral Sound a Piazza Zuppi e il concerto dei Discopatici. Negli spazi del Teatro Sacco Mann ad incantare la platea è stata Francesca Reggiani in Doc, Donne di origine controllata. La domenica mi voglio rilassare, porto i bambini da Ikea. Per carità, piace molto perché è svedese. Si sente sta cosa, visto? I nomi dei mobili, lo schlupt, il Berg, si sente che è svedese. Per esempio, tu quando entri là dentro c'hai le frecce che ti fanno, ti mostrano proprio il percorso, il tragitto preciso, perfetto. Non è che puoi andare alla cavolo dei cane come a Roma, a mondo convenienza. Lì devi seguire il tragitto svedese delle frecce svedesi. Quindi il romano medio si sente come se passasse una giornata all'estero. Evento di punta ancora una volta il jazz con Chiara Civello e Mirko Signorile Trio. Tra i punti di forza del Festival delle Serre 2019 ci sono stati certamente gli spettacoli degli artisti di strada che ogni sera hanno ammaliato grandi e piccini con performance, fuochi, suoni, magie e colori. I visitatori hanno avuto anche la possibilità di concedersi un viaggio enogastronomico all'insegna di prelibatezze e prodotti tipici del posto. Una grande atmosfera di festa che ogni sera per i nottamboli è andata avanti fino alle prime luci dell'alba. Massicce e quasi incontenibili le presenze a ridosso del fine settimana, che ha regalato un programma ancora più interessante e un altissimo gradimento del pubblico. All'Arena Cinematografica la proiezione de Il ritorno di Mary Poppins ha ammaliato grandi e piccini. Come hai fatto? A fare cosa? E perché papà non crede alla storia dell'aquilone? Perché è una perfetta sciocchezza, certo. Gli adulti dimenticano, è sempre così. Adesso basta parlare a Barbara. Dovevo lasciarti nel portaombrelli. Molto gradito anche lo spettacolo teatrale di Antonella Morea, Io la canto così, un omaggio a Gabriella Ferri.
anche tu diventerai come un vecchio ritornello che nessuno canta più. Come un vecchio ritornello, sempre. Grande entusiasmo e una platea gremita fino all'inverosimile per lo spettacolo di jazz di Patrizia Laquidara Quartet. Secolari carezze tra elementi del mondo e noi siamo qui, amanti di passaggio. Si è chiusa col botto la 26esima edizione del Festival delle Serre di Cerisano, che è riuscita ad intercettare il consenso e il favore di migliaia di persone. Un grande merito va sicuramente alla macchina organizzativa messa in campo dall'amministrazione comunale, che in tutte le serate ha garantito un'organizzazione perfetta, qualità dei servizi, accoglienza e sicurezza. Tra gli obiettivi del festival c'è sicuramente la crescita culturale e sociale del borgo e la conoscenza non solo della storia antica, ma anche e soprattutto dell'epoca attuale. Uno dei quesiti fondamentali dei nostri tempi è sicuramente Europa sì o Europa no? E soprattutto, quanto giova al nostro paese restare in Europa? Domande difficili che hanno trovato risposta nella conversazione tra eminenti rappresentanti dell'Avvocatura Calabrese e il professor Roberto Mastroianni, giudice del Tribunale dell'Unione Europea. Cosa sarebbe oggi la vita quotidiana nostra senza l'Europa? Perché intanto bisogna anche farsi queste domande cosiddette controfattuali, capire a cosa è servita, a cosa serve tuttora l'appartenenza a questo sistema di condivisione e di integrazione. Ecco invece cosa abbiamo vissuto prima che ciò avvenisse. Non dimentichiamo che l'Unione Europea, si chiamavano Comunità Europea allora, nascono dalle guerre, nascono come risposta alle guerre, come risposta di integrazione, e non è un caso, bisogna anche riflettere su questo, che nel territorio delle comunità e oggi dell'Unione Europea non si sono mai più verificati episodi bellici, che invece abbiamo visto alla periferia, abbiamo visto subito fuori, abbiamo visto in Jugoslavia, vediamo tuttora da Russia e Ucraina, quindi questa è una cosa che deve farci riflettere, con tutti i difetti, con tutti i miglioramenti che possono necessariamente avvenire, però è un sistema che ha funzionato e che tuttora funziona. La presenza del dottore Mastroianni è anche un segno che vogliamo dare, un riconoscimento a un avvocato, un professore, un docente cosentino, nominato giudice dal Tribunale dell'Unione Europea, e anche questo vuole dare il segno di come il Festival delle Serre provi a trovare un nuovo percorso, che è anche quello della cultura, della scienza, e quindi è un altro segmento su cui proviamo a lavorare. Al termine, come di consueto, sono iniziati gli spettacoli che anche l'ultima sera hanno regalato tanta Roma, mettendo in scena Rugantino, a cura del Teatro Club Gino Roma 1972. Anche il jazz ha voluto rendere omaggio a quello che è stato definito il Festival delle Meraviglie, affidando a Serena Brancale con Vita d'Artista la conclusione della rassegna. Vita d'Artista non può organizzare una vacanza, un artista sempre di corsa, di fretta, che ansia, un artista esibizionista, pentista, artista. Per il Festival delle Serre 2019 questo è stato davvero l'anno della svolta. L'evento ha intercettato il favore e i consensi di un vasto pubblico ed è decisamente uscito dai confini regionali per proiettarsi su palcoscenici più ampi. La venuta di Veltroni, di Claudio Martelli, al di là delle loro appartenenze politiche, rappresentano certamente dei pezzi importanti della nostra nazione, sono uomini di Stato che sono venuti in un piccolo paesino e sono rimasti letteralmente stupiti da come un piccolo borgo abbia potuto organizzare questi eventi, tutte queste manifestazioni, anche della bellezza dei luoghi, della cura, dell'attenzione che noi dedichiamo. E allora
quando un personaggio di tale caratura rende merito al lavoro fatto, allora noi ci riempiamo veramente di orgoglio. Un artista, sempre di corso, di fretta, che ansia, un artista. La 26esima edizione del Festival delle Serre di Cerisano si chiude con un successo che è andato oltre le più rosee previsioni. L'auspicio è che possa lasciare anche negli occhi dei visitatori l'immagine di un paese bello, accogliente e soprattutto l'intento di queste persone che possano poi ritornare durante l'anno, possono venire qui durante gli altri periodi a godere delle tante manifestazioni che noi mettiamo in scena. E che questo possa aiutare poi anche le attività economiche e commerciali, gli imprenditori, insomma l'economia di questo paese. Questa è un'attività che noi facciamo non certo per ego personale o voglia di ribalta, è semplicemente il lavoro che una pubblica amministrazione mette in campo per il territorio, per i propri cittadini, per i propri commercianti, e a loro va lo sprone anche a fare un po' meglio, sempre meglio, a lavorare in sinergia con tutte le istituzioni, con tutti gli altri soggetti, affinché si possa poi costruire un festival, se vogliamo, ancora migliore. E passerà quest'altro giorno. La cittadina delle Serre si appresta adesso ad entrare in una dimensione più intima, ma non per questo meno affascinante. Sono già in cantiere iniziative e manifestazioni per far sì che il consenso e l'entusiasmo delle serate del festival possano continuare a rimanere vivi. Abbiamo già a fine settembre un appuntamento con i Borghi d'Italia, noi abbiamo aderito a questa associazione e già organizziamo un evento proprio per non farci mancare niente, e quindi intorno al 29 di settembre probabilmente ci sarà già questo bel appuntamento in collaborazione con la Proloco. Più avanti ci sarà sicuramente la classica festa d'autunno a cui noi non rinunciamo, con i produttori e con le aziende del territorio. A novembre, dicembre ci sarà il Festival Winter, quindi continueremo con uno spezzone di festival. Ci sarà poi un ritorno alla tradizione come consuetudine nostra sulla Quadara, perché dobbiamo ritornare anche ai vecchi sapori. E poi così via via, l'anno nuovo poi vedremo che cosa riserva. Questo è sicuramente la chiosa di questo fine anno importante, impegnativo. È un lavoro che ci vede in continuo, ovviamente sulla promozione, perché poi gli impegni di un amministratore sono ovviamente di altra natura e qui noi ne abbiamo parecchi. L'importante è non fermarsi e immaginare nuove visioni. Qualcuno in queste serate importanti ci ha suggerito di lavorare avendo una visione. Beh, credo che i fatti dimostrino che questa amministrazione mette tanto impegno avendo un'idea di paese e di rilancio di questa comunità. Siamo anime senza riverbero, lo sento tra le mura, ti riconosco anche di notte, mi basta viverti un'ora, è la fretta che distrugge il senso.